ore stanno arrivando, magari quando vedrete questo filmato saranno già arrivati i 16 immigrati irregolari che volevano insediarsi in Italia, invece vanno nel centro di raccolta profughi in Albania. La Repubblica dice sono esiliati. Beh, per essere esiliati dovrebbero essere italiani, non è che l'Italia può esiliare egiziani, africani, persone che arrivano dal Medio Oriente o dal Bangladesh. Comunque, al di là di questi toni, è ovvio che la sinistra si strappa i capelli, anche i vescovi, loro magari già si potrebbero un po' più comprendere, comunque la sinistra si strappa i capelli. Ma perché si strappa i capelli? Perché quello della Meloni è un'operazione di grandissimo successo, un'operazione costosa, certo, ma molto meno di quanto costasse la politica dell'accoglienza indiscriminata, 4 miliardi e passa ai tempi del governo Letta. Quindi è costosa ma proficua, quell'altra era costosissima e inutile. Ma al di là di questa cosa qui, perché sono tutti arrabbiati? Perché è cambiato il modo in cui l'Italia si rapporta al fenomeno dell'immigrazione irregolare. Tutti i governi di sinistra dicevano, questi non sanno leggere, non sanno scrivere, non sanno l'italiano, non hanno un lavoro, eccetera, eccetera, non hanno una lira, ma sono risorse, no? Questa è la grande balla. E poi diceva, ci occupiamo noi italiani, venite tutti in Italia che noi siamo buoni. E praticamente l'Italia era diventata il contenitore di tutti gli immigrati dell'Africa. E l'Europa magari ci concedeva una mancia sui parametri di Maastricht, chiudeva un occhio sul nostro debito, purché noi ci facessimo carico di tutte queste persone disperate oggettivamente. Ecco, adesso la Meloni ha cambiato strategia, ha detto l'immigrazione irregolare è vietata, questi non possono arrivare in Italia. E ha il sostegno di tutta Europa, ha il sostegno della von der Leyen. Quindi, diciamo così, noi da paese raccoglitore di tutti siamo diventati il paese guida nella lotta all'immigrazione clandestina. Questo è un cambiamento di paradigma incredibile che dimostra due cose. Primo, che si poteva fare. Secondo, che il nostro premier ha il coraggio e la visione che ai leader di sinistra manca totalmente. Perché non è che loro pensassero veramente che l'immigrazione fosse un aiuto. Pensavano solo che fosse un problema irrisolvibile e ce lo spacciavano come una risorsa. Quindi, incapaci e bugiardi.